Buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati dal TGR dell'Umbria. In apertura di giornale ci occupiamo dunque dei disturbi dell'attenzione e iperattività. In Umbria sono oltre 2000 le persone che ne soffrono. Ad Orvieto esperti a confronto su come intervenire in famiglia ma soprattutto a scuola. Riccardo Milletti. In Umbria sono oltre 2000, secondo le ultime stime, i soggetti affetti da disturbi di attenzione e iperattività. L'incidenza maggiore è tra i bambini e per i genitori le difficoltà sono enormi. Ci siamo trovati dinanzi a delle problematiche che noi ignoravamo come famiglia. Ci siamo accorti delle problematiche all'età di 4-5 anni e da lì è iniziato il nostro percorso. L'associazione Liberi di Orvieto per l'ADHD è riuscita ad attivare un progetto organico che prevede la formazione del personale docente e azioni di ascolto e sostegno per i genitori, oltre a convenzioni mediche. Una buona pratica in una regione che prima di molte altre ha approvato le linee guida su disturbi di attenzione e iperattività, ma attende ancora l'approvazione di una legge regionale in materia. C'è bisogno di un'analisi, di una diagnosi precoce, di una presa in carico non solo del bambino ma anche della famiglia, perché le famiglie si trovano molto spesso in difficoltà.